sfumato Todibo, la Juventus ha già scelto il nuovo difensore e si prepara ad affondare il colpo nel corso delle prossime settimane. Giuntoli potrebbe accelerare le operazioni già nel corso della settimana. Doccia gelata per Calafiori e Todibo, la Juventus è pronta a concretizzare il piano C per la nuova difesa di Thiago Motta. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull'acceleratore per Cuor, centrale difensivo dell'Arsenal già allenato dal tecnico bianconero ai tempi dello Spezia. Il club londinese, considerato l'investimento fatto per Calafiori, potrebbe decidere di aprire alla cessione del centrale difensivo polacco anche con la formula del prestito con diritto obbligo di riscatto. Giuntoli, dal canto suo, potrebbe accelerare le operazioni già nel corso della settimana per provare a strappare il giocatore dalla corte dei Gunners. Tuttavia, come detto, la Juventus chiuderà il colpo Cuor solamente di fronte a un investimento basato sul prestito con diritto di riscatto, obbligo da saldare in vista della prossima estate. Ad oggi, infatti, il piano bianconero sarà quello di risparmiare il più possibile per cercare di accontentare le richieste dell'Atalanta per Koopmeiners. Per il centrocampista olandese, infatti, serviranno circa 60 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe decidere di investire sul giocatore e sbloccare definitivamente la trattativa con la Dea. A tal proposito, sono attese novità e ultimi aggiornamenti nel corso della settimana, ma cresce la fiducia in casa bianconera. Cuor alla Juventus, Giuntoli prepara l'assalto al polacco. Per la definitiva accelerata e possibile fumata bianca di Cuor alla Juventus bisognerà capire quali saranno le richieste dell'Arsenale e la linea tracciata dai Gunners. Qualora la trattativa non dovesse decollare, complicandosi sul nascere, non è escluso che Giuntoli possa valutare una soluzione last minute in prestito nell'ultimo giorno di calciomercato. Ad oggi, le priorità del calciomercato della Juventus restano legate all'affare Koopmeiners, all'acquisto di due esterni e al capitolo cessioni. Per le corsie esterne d'attacco, infatti, la Juventus accelererà le operazioni con la Fiorentina per Nico Gonzalez, mentre restano più marginali i nomi di Sterling e Sancho. In chiave cessioni, invece, Chiesa potrebbe lasciare la Juventus per 15 milioni di euro, anche se, ad oggi, non è chiaro se l'ex fiorentino vorrebbe giocarsi le sue chance in bianconero restando a Torino fino al termine del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.